Stefano Bretoni, la suite di RTL ha richiesto un ulteriore investimento tecnologico per allestire nuovi studi, per ricreare delle ambientazioni anche nello studio principale, quindi avete comunque dovuto realizzare dei nuovi sistemi. Da che base siete partiti e con quale prospettiva? Allora, siamo partiti dall'esistente e abbiamo fatto un'integrazione tecnologica che però prevede un intervento settimanale e manuale dei tecnici per riconfigurare completamente lo studio e diciamo trasformarlo per il lunedì sera in una cosa completamente diversa da quella che è lo studio normalmente. Perché questa variazione da serata a serata? Perché l'evento live è solo un giorno a settimana e prevede l'inserimento nello studio di strumenti, di un palco, cose che normalmente non fanno parte della dotazione base dello studio, per cui abbiamo creato un sistema, diciamo, veloce per poter riconfigurare in maniera semplice e con l'intervento di poche persone tutto lo studio perché diventi completamente un'altra cosa. Questo è stato possibile grazie da un punto di vista delle riprese televisive al sistema che abbiamo già adottato in passato dei binari di Technopoint per poter spostare le camere in punti completamente diversi in un attimo. Nello specifico che cosa avete utilizzato di Technopoint? Nello specifico abbiamo utilizzato il loro sistema tuning che nelle varie opzioni, nelle varie forme, c'è il sistema a pavimento, il sistema aereo, comunque con dei binari è possibile spostare i punti di ripresa, poi mettere anche le camere in movimento, ma comunque riconfigurare completamente lo studio. Cioè io normalmente riprendo il set da una parte e in questo modo ho potuto riprendere il set dalla parte opposta e questa cosa avviene in un attimo perché il sistema prevede di memorizzare dei preset, richiamarli velocemente e posso riconfigurare tutto lo studio in pochissimo tempo. Quindi in questo modo avete dato in qualche modo dinamicità a una situazione che comunque poi di per sé deve durare comunque un'ora, due ore. Esatto. Ed è abbastanza statica nello studio, cioè non avete grande possibilità di muovere chissà che cosa, quindi il movimento della camera è fondamentale per dare dinamicità. Esatto, il movimento della camera è fondamentale, in più solo per il contesto live abbiamo integrato le dotazioni dello studio con le dotazioni di un service esterno per fare TV di Matteo Talamona, dove aggiungiamo tre camere da studio con operatore per avere un prodotto diciamo solo per quelle due ore diverso, che ha un appeal completamente diverso, avendo poi delle persone che si muovono sul palco, la camera remotata ha dei limiti ovviamente, certo. Con l'operatore. Poi abbiamo l'altro studio che invece è questo dove siamo noi adesso, sì, che avete allestito per l'occasione. Questo studio l'abbiamo costruito per l'occasione, diciamo che da un punto di vista editoriale aggiunge al live una parte di interazione con il pubblico, perché gli artisti una volta che si sono esibiti vengono qua e con i nostri conduttori interagiscono con il proprio pubblico, con i propri fan e noi mandiamo in onda tutto quello che avviene qui, l'interazione con il pubblico, c'è molto seguito, funziona molto questa cosa, soprattutto in questo periodo particolare dove poi manca il contatto con il pubblico dei vari artisti e quindi abbiamo allestito questo piccolo studio che usiamo per questo e usiamo anche per altre cose, ci è tornato utile, l'abbiamo già usato parecchio. Ad esempio durante la settimana di Sanremo da qui abbiamo fatto parte della serata del commento al festival con dei conduttori che da qui seguivano il festival e si collegavano allo studio principale anche un po' per questioni di distanza perché c'erano tante persone e quindi abbiamo usato questo studio tranquillamente. Anche qui comunque avete fatto degli importanti investimenti tecnologici. Sì, qui abbiamo fatto una partnership con JVC che ci ha fornito delle camere che sono quelle che sono presenti in questo studio che usiamo tranquillamente con gran soddisfazione perché funzionano bene, danno un ottimo risultato, soprattutto riusciamo ad integrarle con le altre camere dello studio che sono di altri brand e hanno la possibilità di regolare, tarare tutta l'immagine, la colorimetria affinché si allineino i prodotti, diciamo, i risultati.
a questo punto possiamo dire che RTL è la più televisiva di tutte le radio? Io penso proprio di sì, sicuramente è stata la prima ad essere la più televisiva. Certamente. Di tutte le radio. Ma lo è molto anche oggi, soprattutto oggi. E soprattutto oggi, essendo stata la prima, è quella che va più avanti, è diciamo quella che apre la strada, che dà il là a tanti competitor che ci seguono. Perché in qualche modo seguite RTL e capirete la direzione. La direzione. Se ci pensi sono 21 anni che è nata la radiovisione fondamentalmente. Prima si chiamava Hit Channel, poi è diventata... Che però erano delle videoclip, poi in realtà è diventata una vera e propria radiovisione, esatto. Certo. Sì. Stefano Pretodi dalla suite di RTL 102.5 per digitalproduction.tv.